Per la seconda volta in 2 mesi a Roma, una giovane donna, stavolta italiana e 25enne, porta avanti la gravidanza, fa nascere e si disfa il del bimbo che lei stessa aiuterà a ritrovare. Dentro un cestino portacarte nell'ospedale San Camillo, dove si fa soccorrere. Ancora una tragedia che vanifica i ripetuti appelli a partorire in strutture di ricovero, in maniera anonima, e ad assicurare così una nuova famiglia ai neonati. La ragazza è stata ricoverata, è assistita dai nostri ginecologi ostetici, dalla psicologa, dall'assistente sociale e dagli psichiatri dell'ospedale per cercare di capire esattamente che cosa è accaduto. Certamente il feto era morto e certamente la ragazza ha partorito a casa. La giovane, che vive con la sorella in un contesto che gli investigatori definiscono socialmente fragile, avrebbe infagottato il piccolo dentro un lenzuolo, lo avrebbe dapprima nascosto dentro un armadio e poi portato in giro dentro una borsa, quasi a immaginare che avesse voluto tenerlo con sé il più possibile. Se il bimbo sia nato morto, come la donna sostiene, oppure vivo ed ucciso dopo, sarà l'autopsia a dirlo. Io leggo in questa giovane donna un conflitto che possiamo spiegare risalendo al suo atto inizialmente di avvolgere nel lenzuolo il bimbo e custodirlo in una parte della sua casa, per poi uscire con lui e arrivare all'atto estremo, probabile disperazione di lei, nel metterlo nel cassonetto dell'ospedale e non essere quindi in grado di gestire quello che da oggi sarebbe divenuta la sua vita per una mancanza di supporto del partner, della famiglia, forse da chiedersi della società. Sola è stata durante la gestazione e sola sarà ancora di più oggi.